Sarebbe stato bellissimo introdurli con la voce del Pokédex. Emanuela Pacotto e Davide Garbolino sono due doppiatori che sono stati con noi e li ringraziamo. Eccoci qua, con la live dei Pokémon. Andiamo al leggio di doppio gioco. Emanuela Pacotto e Davide Garbolino. Aspetta che ci do gli applausi. Per chi non lo sapesse, ma penso che lo sappiano praticamente anche i muri, Emanuela è la voce di Jessie in Pokémon del Team Rocket. Preparatevi a passare dei guai se vi fermano per strada senza permesso. Mentre Davide... Non ricordo che personaggio sei, credo uno secondario. Ti aiuto, aspetta, così. Aspetta, gira. Aspetta. Ci vediamo. Bene, Pikachu, io scelgo te. Vai, Pikachu, usa fulmine! Sì! Ovviamente è Ash Ketchum di Pokémon. Tu sei quello che ha liberato Charizard. Penso che questa cosa sì. Non te la perdonano, non te la perdoneranno mai. Non me la perdonano, lo so, però a un certo punto bisognava farlo. Qualcuno doveva pur farlo. Lui non è cattivo, è che l'hanno disegnato così, quindi gli è toccato liberarlo per forza, vero Davide? In sala, negli anni 90, avevate il sentore di doppiare dei personaggi così importanti e che soprattutto vi avrebbero dato pane per così tanti anni? Sì, mi aspettavo che sarebbe stata una serie vincente. Non mi aspettavo che potesse... Sinceramente non me lo sono mai domandato. Per quanto ci riguarda, non sono 25 anni, anche se facciamo gli auguri ovviamente a Pokémon. Perché il videogioco appunto è partito proprio 25 anni fa, nel 96, mentre la serie animata è cominciata l'anno successivo in Giappone. Da noi è andata in onda la prima puntata nel 2000, il 10 gennaio del 2000. E quindi noi festeggeremo i nostri 25 anni fra poco, insomma, fra 4 anni, e ci auguriamo che nel frattempo arrivino altre serie, altri film e tante altre belle cose da doppiare, vero Manu? Assolutamente. E poi credo veramente che la carta vincente sia stata il collezionali tutti, per cui cioè, ogni stagione nuovi Pokémon devo averli. Quindi veramente è riuscita a rinnovarsi negli anni, a diventare veramente una compagna di giochi per tante generazioni. E poi c'è da dire una cosa, Manu, tu prima hai detto che hai doppiato le protagoniste di tante serie famose che sono insomma durate per tanti anni, che durano tuttora. E la stessa fortuna è toccata anche a me, per esempio con Doraemon, con, me ne vengono in mente tante, insomma. E io sono giunta alla conclusione che tu e io portiamo bene. Portiamo fortuna, quindi fanno bene ad affidare a noi certi personaggi, perché sicuramente gli garantiremo una vita lunga. Esatto. Sai che cioè, avevo avuto la stessa rivelazione, non volevo dire. Ma sì, noi portiamo fortuna, siamo Pokémon che portano fortuna. Tu che doppi Ash, sì. Che non è mai cresciuto, hai avuto difficoltà con la sua non maturazione? È stato difficoltoso continuare no, a seguirlo? No, perché non sono maturato nemmeno io, per cui sono rimasto sempre alla stessa età di 10 anni come lui e quindi non ho avuto problemi. Se poteste scegliere 3 Pokémon da doppiare, quali sarebbero e che voce gli dareste? Guarda, io per tanto tempo mi dicevano, ma qual è il tuo Pokémon preferito? Io in realtà non ne avevo uno, ne avevo alcuni che dicevo, vabbè, ma quando li vedevo comparire, faccio un nome, cioè ditemi cosa pensate di Jigglypuff. È divertente. No, ogni volta che arrivava si addormentavano tutti, dicevo, ma che... Sì, ma appunto era buffo per questo motivo, che poi gli pasticciava i volti di tutti. Comunque, quando è arrivato lui... Basta, è stato amore a prima vista. Che voce gli daresti a Mimikyu? A Mimikyu? Pensa che c'è un video in cui... A Mimikyu, c'è un video in cui l'ho doppiato e gli ho dato voce. E la voce è fatta tutta così, perché lui è un po' così. Ciao, sono Mimikyu, è un po' così come io. Nel frattempo ho sentito che una cuffia mi ha abbandonato, per cui passo all'altra cuffia. Quella che uso quando faccio il centralinista durante il gioco. Per arrotondare, in tempo di pandemia si fa un po' di pronto pizza? Sì. Vabbè. Ah no, scusate, mi sono confuso. Ash usa attacco cuffia. Attacco cuffia! Attacco la cuffia! Ovviamente io adoro Pikachu. Gli altri Pokémon che amo particolarmente, vabbè, c'era Psyduck che mi faceva morire dal ridere. Che era un Pokémon, sì, col mal di testa. E poi Squirtle. Milanese. Allora, sono Squirtle.
l'avrei visto bene doppiato in siciliano, perché Pidgeotto Esh! Non lo so fare, però insomma hai reso l'idea, però, comunque. E qualche po' abbiamo andato a doppiare il napoletano. Beh, Snorlax, sto a casa, a dormire. Lasciatemi un po'. Quanto vi divertivate a doppiare i Pokémon? Ma tuttora ci divertiamo, non è che non ci si diverta più. Continuiamo a divertirci, anzi, quella è proprio la chiave per farli nel migliore dei modi. Partecipare e cercare di vivere con loro le emozioni che vivono di volta in volta. Ah sì, tu sei la cattiva, perché sotto quei Pokémon dice, ah, tu sei la cattiva. Io ho sempre detto, ragazzi, ma il Team Rocket non sono cattivi. Come no? Sono stupidi! Sì, sì, presta a dire dai, così. Dai, i cattivi sono fatti di ben altra tempra. Noi il Team Rocket! Sono stupidi! Ridatemi subito il mio Pikachu! In chat come fai a fare quella voce? Ma lui è un siete due sempre verde del doppiaggio. Io non... come faccio a fare questa voce? Ma adesso? Perché in realtà la mia voce è quella di Ash. Adesso cerco di tenerla un po' bassa per sembrare più adulto, però in realtà... faccio molta fatica a tenere questa voce, credetemi. In che posizione mettereste Ash e Jessie tra i personaggi che avete doppiato? Se dico tipo, non lo so, preferisco Bulma. Bellina, cosa hai detto? Cioè, capito, non posso. Anche lui è caruccino, dai, molto molto. E comunque, tra l'altro questo qua è per scegliere cosa fare, no? Su tutte le mattine mi sveglio, lo faccio girare, cosa faccio? Esco di casa stamattina, successo, allora posso uscire. Okay, altrimenti mancato, sto... e adesso sono 3 mesi e mezzo che sono in casa, perché viene sempre mancato. Solo per questo motivo però. Non penso. Quindi che... non è colpa della pandemia, è colpa no, di Ash. No, d'altronde sai, io credo molto a queste cose, per cui... No, comunque anch'io lo metterei sicuramente nella mia top 5, ai primi posti sicuramente. Potete cioè chi si meraviglia... Abbia doppiato Bugs Bunny, sì. E come però, fa? Che succede, amico? Quello originale, come faceva? Te lo ricordi? Vabbè, ma cioè, non posso farlo da solo. Te lo ricordi ancora come faceva il motto del Team Rocket, Emanuele? Dai, zitto bambaccio! Ma dici a me? Dico a te, cioè Davide non può farlo, io mi rifiuto di fare il motto del Team Rocket con Ash, non esiste proprio. Hai ragione, quindi... non posso per contrarre. Che i vicini mi busseranno dicendo, ma smettila di far casino. Comunque io vado, sei pronto? Preparatevi a passare dei guai molto grossi. Proteggeremo il mondo dalla devastazione. Uniremo tutti i popoli nella nostra nazione. Denunceremo i mali della verità e dell'amore. Estenderemo il nostro potere fino alle stelle. Io sono Jessie. E io James. Team Rocket è pronto a partire alla velocità della luce. Arrendetevi subito o preparatevi a combattere. Miau! Miau l'ho detto io, hai visto? L'hai detto tu, vai. Bravo! Ho avuto un James in prestito per questa serata. Però se io devo identificare il motto del Team Rocket è preparatevi a passare dei guai, quella roba lì, insomma. Il doppiatore deve fare 4 cose. Deve guardare il video, deve leggere il testo, deve andare a sync e deve ascoltare l'originale. Ascoltare l'originale, che comunque molte volte è importante, perché comunque ti guida e ti suggerisce comunque altre sfumature. E ogni tanto dare una girata al sugo, perché altrimenti si attacca. Sì. E quindi questa è una delle parti più complicate durante il turno. Io so bene Emanuela, che ha partecipato a un'infinità di fiere, l'ho vista cantare nel 2012, a fare di tutto, lei praticamente è una otaku, perché sei una nerd giapponese, quindi credo che sia il termine giusto, no? Vai otaku, ma otaku. Vabbè, tu e Davide avete 17 anni, infatti Davide ti sono appena spuntati dei peli, vedo. Sì, è vero, sono i peli della pubertà, è proprio l'inizio della pubertà, appena sbocciata. Emanuele che ha cantato, sì, cantato, ma in giapponese. Ah, sì. Sì. Sì, assolutamente. Bon voyage, ito kakera no yuki o kete. Sì, cioè io questa cosa, shock. First reaction, shock. No,
è bestiale perché cioè, me le ricordo anche adesso e sono qua. No, io mi sono preparato, insomma, per modo di dire, proprio visto che c'è il compleanno, insomma, dei Pokémon, ho voluto prendere quello che è stato il primo incontro con il primo Pokémon di Ash. Adesso non me ne vogliate, manca il professor Oak, comunque c'è Ash che arriva trafelato per ultimo dal professor Oak per prendere il suo primo Pokémon e quindi arriva davanti a queste tre sfere Poké, lì tutto preso, tutto gasato, che dice: sono pronto per addestrare un Pokémon. Sa, professore, mi ci è voluto molto tempo per decidere, ma alla fine ho scelto Squirtle! Si apre la sfera Poké ed è vuota. Eh? Vorrei non aver dormito troppo. Allora sceglierò come Pokémon un Bulbasaur! Altra sfera Poké vuota. Il professor Oak gli dice qualcosa. E vabbè, non è affatto un problema, perché il mio Pokémon sarà Charmander! Altra sfera Poké vuota. Oh no! Significa che non è rimasto neanche un Pokémon per me! Come, professor Oak? Ce n'è ancora uno? Professore, lo prendo io! Oh, è così carino! È certamente il migliore! Ciao, Pikachu! Oh. Decisamente elettrizzante! Applausi, Raffaele. Decisamente elettrizzante non c'era, insomma, lui viene, Pikachu lo accoglie con una bella scarica elettrica. Vabbè, meno male, cioè, non solo a noi. Secondo me è sempre una cosa strana vedere un doppiatore che fa le vocine, nel senso che comunque un conto è non vederlo in faccia, no? No, io sì, nel senso che... Da dove sei uscita, Manu? Da dove sei uscita? Dove sei saltata fuori? Da quale cilindro? Da una sfera Poké. Punta su. Mi viene in mente che io ho fatto per qualche mese una trasmissione Rai che si intitolava Tic Tac Sveglia su Rai 2. Col Peroni, carissimo collega, lui dava la voce a uno scimpanzé animato con sotto chi lo muoveva la bocca, le braccia, eccetera. E io ero, non mi ricordo, ma se ero veramente Jane, però ero la nipote di Tarzan. E io arrivavo in questo studio, era un programma per bambini, entravo in questo studio che ricordava una giungla, ma molto cartunesca, e io avevo questo vestitino, ma tipo salopette, leopardata, con però gli anfibietti, i calzini, e una parrucca arancione pazzesca. Cioè, sembrava un cartone animato. Mi sa che se la ricorda. Sembrava un cartone animato. Ecco, io credo che tutta l'esperienza fatta doppiando cartoni animati, cioè alla fine era un cartone animato vivente. Cioè, fra me era probabilmente già un'anticipazione della Nami che sarei stata. Cioè, ho fatto crescere i capelli, li hanno un po' stirati e... Ovviamente ogni volta che qualcuno mi dice sei la voce della mia infanzia, è veramente qualcosa che è molto toccante, perché comunque viene detto spesso e volentieri con grande entusiasmo, con i luccichini negli occhi. Una volta, tornando dalla Svizzera, ero alla dogana, ero in coda, e c'era questo finanziere italiano che aveva una faccia veramente molto molto severa e fermava tutte le macchine, ma un modo di fare molto molto duro anche, no? Qui fermava così, vai, arrivo io, mio mamma, e si è illuminato. Per cui in quel momento è stata una cosa fantastica. Prima mi avevate chiesto se c'era un personaggio che amavo in maniera particolare. Ecco, se proprio dovessi scegliere, Rina Inverse. Io l'ho già confessato in più di un'occasione, sono negata con i videogiochi. Addirittura ho un ricordo di un'edizione di Lucca Comics dove presentavano in anteprima il visore, quello in 3D. Quando è stato il mio turno, mi hanno detto: guarda, fai questa cosa qui che è semplice, per cui mi hanno messo alla guida di un'astronave in mezzo allo spazio, hanno detto: questa, cioè, cosa ti può succedere? Sono riuscita, guidando, ad arrivare vicino a all'astronave madre, mi ci sono ficcata dentro, mi sono incastrata dentro, non riuscivo più a uscire e sentivo i miei amici fuori che dicevano al ragazzo: ma la tiri fuori? E il ragazzo responsabile del gioco diceva: non so come fare! Io ho un ricordo di un videogioco, in realtà l'ho giocato quest'estate,
è del 97, italiano, Tony Taff. Per caso tu ricordi questo titolo? Praticamente era un'avventura grafica italiana e, quando si parla di doppiaggio low budget, erano vari personaggi, non so quanti, e tu eri l'unica doppiatrice femmina, quindi della tutti mia i personaggi femminili. Autostima! Non solo questo spettacolo, la mia vita è un fiasco colossale! Ho dei vaghi ricordi, ho dei vaghi ricordi. Mentre mi parli del progetto, mi, sai, pop, mi arrivano degli sprazzi di ricordi. Ma... E un'altra emozione è stata invece quando sono andato al Pokémon Santa. Anche lì mi sono sentito a casa. Te lo porti da lì? Questo sono due, tra l'altro. Ne ho un po', ne ho tre. Con quale dei personaggi che avete doppiato andreste a cena e perché? Io con tutti, perché sono tutte assolutamente divertenti, simpatiche, poi fra femminucce ci si intende. Ragazzi, immaginate una tavolata con Jessie, Bulma, Nami, Barbie, Twilight anche, quelli zoccoletti così, messa così sul tavolino e le alucce e poi la pacotto. No, no, assolutamente, bellissimo. Io anch'io andrei a cena con tutti, in realtà mi ha fregato perché la risposta veniva proprio istintiva, e il vincolo era quello che hai doppiato, per cui, perché avrei detto immediatamente vorrei andare a cena con Sabrina di Quasi Magia Johnny, per cui, perché ovviamente appartengo alla schiera dei ragazzi che si sono innamorati insomma di quel personaggio. Mettete un cuoricino al canale ovviamente qua su Twitch. Vi ringrazio per essere stati con noi, insomma, grazie a tutti, buonanotte. Grazie a tutti, ciao, ciao a tutti.